La mobilità è indispensabile in una regione complessa come la Sicilia, non solo per i passeggeri e le merci, ma soprattutto per il turismo, che è un settore trainante dell'economia siciliana. È indispensabile che l'Assemblea regionale vari al più presto la norma che consente il finanziamento di 83 milioni di euro per integrare il contratto di servizio già scaduto e di conseguenza anche pensare a un impegno supplementare in ordine al raddoppio ferroviario della Palermo-Catania e quindi della Palermo-Messina, così come previsto dal piano strategico delle opere infrastrutturali nazionali. E sono indispensabili finanziamenti complessi di oltre 20 miliardi di euro, 5 già sono disponibili, alcuni lavori avviati, ma purtroppo, ahimè, i siciliani avranno ancora del tempo per avere una logistica ferroviaria all'altezza del terzo millennio. Mobilità in Sicilia nota dolente. Nota dolente, soprattutto la vicenda dei trasporti ferroviari. Dopodomani i lavoratori della CGL, CISL e UIL, ma non solo, anche i cittadini e gli utenti, faranno un sit-in davanti all'Assemblea regionale in piazza del Parlamento. Chiediamo lo sblocco delle risorse, serve un emendamento che liberi 83 milioni. Chiediamo la sottoscrizione della PQ con RFI, chiediamo la sottoscrizione del contratto di servizio con Trenitalia. Il 6 luglio è annunciata una mobilitazione delle tre sigle sindacali davanti all'Assemblea regionale. Non è che l'inizio, non è più accettabile che i siciliani non abbiano un servizio ferroviario nemmeno lontanamente decente. La regione siciliana deve smettersi di occupare di guerriglie e di poltrone e andare a firmare subito la convenzione con le ferrovie. Questo non è più rinviabile, non è tollerabile nessun ritardo. Abbiamo una occasione importante, è che l'Assemblea regionale siciliana voti e approvi la firma del contratto di servizio, che è fulcro, è un'occasione importante per una serie di investimenti in Sicilia che rilanciano veramente il trasporto ferroviario, a cui attorno ruota tutto il trasporto integrato, il trasporto della mobilità. Noi giorno 6 mattina faremo questa manifestazione all'Assemblea regionale, cercheremo di farci ricevere dai capigruppo, dal Presidente, dal Vicepresidente dell'Assemblea regionale per sollecitare la firma, non è una decisione più rinviabile. Continua a essere il binario unico la nota dolente della mobilità su rotaia. Anche il binario unico, molte cose sono state fatte, molte cose sono da fare, aspettiamo la riapertura della Palermo-Punta Raisi, il raddoppio completo della Messina-Sant'Agata e soprattutto la velocizzazione della Palermo-Catania e della Catania-Agrigento. Abbiamo già raggiunto un risultato con la frequenza e la percorrenza di 2:47 nella Palermo-Catania e cercheremo ancora di chiedere più velocizzazione accorciando ancora una velocità di circa 30 minuti. Una battaglia sindacale nella quale sono impegnate tutte e tre le sigle sindacali. Non solo siamo impegnati, ma col sostegno dei segretari generali della Confederazione, che questa è una battaglia politica ad alto livello e occorre che le tre federazioni, le tre confederazioni camminino assieme.